tema. Perché tu, che hai sempre creduto in Del Piero, hai sempre creduto in Del Piero. Svolgimento. Io ho sempre creduto in Del Piero per un gran numero di ragioni. Oh, così su due piedi me ne vengono in mente 65. E cioè, il gol all'esordio in Serie A contro la Reggiana, la tripletta contro il Parma, il gol fantastico all'ultimo minuto contro la Fiorentina, la doppietta contro la Lazio, le quattro palombelle consecutive nei primi quattro match di Coppa dei Campioni, il gol su punizione contro il Real Madrid, il gol alla Crank nella finale di Coppa Intercontinentale, il gol di Tacco nella finale di Coppa dei Campioni contro il Borussia Dortmund. L'immensa ingiustizia del pallone d'oro a Sammer e non a lui. La strepitosa stagione 97-98 e poi il silenzio in risposta alle accuse pelose di Zeman, il silenzio di Alex, in risposta al miserabile sciacallaggio di certa stampa, i gol in risposta ai cori dei tifosi avversari, l'infortunio al ginocchio. E in quel momento la Juve era prima in classifica. L'operazione in Colorado, e a quel punto la Juve, via, era precipitata al quarto posto. E poi la sofferenza, la speranza, la fisioterapia, e intanto la Juve sprofondava sempre di più. Il recupero, il ritorno con gol nel trofeo Berlusconi, i gol in Coppa Intertoto, il primo gol sul rigore, la Juve che torna prima in classifica e gli altri gol sul rigore, infallibile. E poi il gol su azione al Parma, finalmente, e poi Perugia, il sorpasso della Lazio e l'ingiustizia accettata senza protestare, la panchina accettata senza protestare agli europei del 2000, agli scampoli di partita, il palo su punizione contro il Belgio, il secondo palo contro il Belgio e il gol di sinistro contro la Svezia, gli errori della finale contro la Francia, l'ammissione di colpa e poi il gol al Bari subito dopo che era morto suo padre. E poi il gol al Messico nel Mondiale di Giappone, il gol di Tacco nel derby, il gol su azione contro il Real Madrid in semifinale di Champions League e l'assist in rovesciata a Trezeguet contro il Milan e il superamento del record di Boniperti e la resistenza alle provocazioni di Capello e il gol su punizione all'Inter e la linguaccia e poi la panchina accettata senza protestare ai mondiali di Germania, il gol alla Germania in semifinale, il rigore realizzato in finale, il titolo mondiale e poi la retrocessione in via accettata senza protestare. Bravo Alex, Dio come ti ho amato in quel momento. E poi il gol numero 200 realizzato in Serie B. È il titolo di capocannoniere della Serie B. È il ritorno in A, è il titolo di capocannoniere della Serie A. E poi il ritorno in Champions League e il gol su punizione allo Zenit, il gol su azione al Real Madrid a Torino e il gol su punizione alla Roma in campionato e il gol su azione sempre al Real Madrid al Bernabeu e il gol su punizione al Real Madrid al Bernabeu e lo standing ovation del Bernabeu. E poi il gol su punizione al Chievo, numero 249, nel giorno del suo compleanno. E la standing ovation del Bentegodi, e il rigore a cuore aperto contro il Chelsea, e la rabbiosa doppietta contro il Bologna, io ci metterei anche quel palo che... E poi... La tua linguaccia. Sai Alex, ce ne sarebbero molte altre,
Ma mentre svolgevo il tema è venuta in mente una domanda, mi è venuta, anche a me, piuttosto urgente. Tu, come hai fatto tu, che non hai creduto in Del Piero, a non credere in Del Piero?